Buongiorno, buongiorno scudettati e ornitologi, perché da oggi siamo anche ornitologi, visto che comunque siamo completamente in mano a un nuovo proprietario che è Red Bird, uccello rosso. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di scaricare l'app di OneFootball che trovate qua sotto in descrizione. Ragazzi, un'app veramente completa, assolutamente personalizzabile, assolutamente intuitiva, facilissima da usare. E ricca ricca di contenuti, trovate tutto quello che volete sulle squadre di calcio nazionale, squadre di Serie A, Serie B e anche tanti video. Mi raccomando, quindi, se l'avete fatto, provatela, provate questa app, è veramente interessante. Dicevo, siamo in mano a Uccello Rosso, Red Bird, e io per curiosità ho voluto fare una cosa, siccome volevo capire, ma perché si chiama Red Bird questa società? Perché c'ha questo nome? E alla fine tutto è nel cognome del proprietario del fondo, che è Cardinale. Perché esiste un uccello che si chiama appunto Cardinale Rosso, detto anche Uccello Rosso. Da qui il nome Red Bird. Quindi, se non lo sapevate, adesso lo sapete. Chi è interessato è bene, magari qualcuno si incuriosisce, lo sapeva già. Vabbè, questo è quanto. Quindi, oggi c'è stato il comunicato ufficiale. C'è stato il comunicato ufficiale da entrambe le parti. Red Bird ringrazia la proprietà di Elliot, ringrazia Singer. Ringrazia tutti quanti per l'acquisizione, promette grandi cose in futuro, promette un grande mercato. E dall'altra parte c'è la vecchia proprietà, ormai possiamo considerare, anche se rimarrà comunque col 30% delle azioni, che ringrazia tutti quanti per il percorso fatto, ringrazia soprattutto noi tifosi milanisti, senza i quali non si poteva fare un percorso così fantastico, e dice che lascia appunto la società Red Bird campione d'Italia. Grande, grande cosa, grande lavoro fatto da Elliot, quindi un applauso di 10 minuti ci vuole veramente, ragazzi, perché sono stati veramente eccezionali, ci hanno portato a vincere uno scudetto nel giro di 2 anni. Chi ci avrebbe messo 10 euro? Tanti sì, tanti no, tanti non confidavano nelle capacità di Elliot, però alla fine siamo arrivati dove siamo arrivati. E per buona pace, aggiungo, di quelli che dicevano, vabbè, ma se si fa il signing, poi comunque fino al closing, se è lontano, non si può fare nulla, non si può fare nemmeno mercato, perché la squadra fino al closing è ancora di proprietà di Elliot. Io avevo già detto in un video che comunque fra il signing e il closing è assolutamente possibile fare il mercato, perché noi io e Gabriele ci informiamo, leggiamo, studiamo. Quindi, quando diciamo la maggior parte delle cose, a volte magari pigliamo degli abbagli, ma quando diciamo la maggior parte delle cose è perché ci informiamo, facciamo questo lavoro anche per voi, ragazzi. È questo che dovete capire. Quindi avete tutto il diritto di dire la vostra opinione, però insistere no, perché poi se ci informiamo con notai, con aziende così e sappiamo che le cose stanno in questo modo, poi la realtà si vede, perché comunque è stato dichiarato dalle stesse parti in causa che il closing sarà entro settembre. E cosa facciamo se aspettiamo, come diceva qualcuno, non facciamo mercato fino a settembre? No, non funziona così. Il mercato verrà fatto, magari con appoggio anche parziale di Elliot, che magari presterà ulteriore capitale nonostante quello che ha già prestato, ma credo comunque Red Bird ci metterà anche del suo. Quindi il mercato partirà e partirà in pompa magna, soprattutto perché notizia del giorno, che in realtà è anche di ieri, però ne parliamo anche oggi, è che il Milan punta forte su questo giocatore che vi sto per dire. Io non pensavo sinceramente e che ci andasse forte su di lui, cioè su Zaniolo, Nicolò Zaniolo, perché pensavo fosse una seconda scelta. In realtà il Milan crede in questo 22enne, lo vuole a tutti i costi, ed è per questo motivo che ha fatto già un'offerta alla Roma di 25-30 milioni di euro più Salmakers. Ok, pare che la prima risposta sia stata negativa dalla parte della Roma, perché Mourinho su quel lato lì vuole giocatori più pronti, più preparati, e non vede assolutamente in Salmakers una figura che gli può servire. Vabbè, ma non è finita. La prima risposta è no, ma ci sono ampi margini di trattativa, si può sicuramente trattare. Se il Milan vuole Zaniolo, secondo me alla fine lo porterà a casa, forte anche che fatto adesso abbiamo comunque una proprietà che ha voglia di investire e di mettere soldi. Io, Marco, personalmente, non so cosa ne sapete, non sono d'accordo, perché Zaniolo è veramente la testa calda, è stato spesso infortunato, adesso sta abbastanza bene, però è capriccioso, si comporta spesso in maniera maleducata, non ha freni inibitori spesso, il problema è questo, e mi preoccupa questa cosa. Però sono anche
consapevole che Pioli è una gran brava persona, Pioli sa parlare con i giocatori, li sa motivare come si deve ed è molto molto umano. Quindi vediamo cosa ci aspetterà il futuro. Intanto siamo tutti contenti di essere diventati degli ornitologi, di essere passati sotto il nuovo proprietario. E ora il mercato. Adesso deve partire il mercato. Io come sempre vi saluto, vi auguro buona giornata, ci sentiamo più tardi, sempre Forza Milan e adieu!